A Genova in scena la decima giornata di Serie D tra il Ligorna di Mister Monteforte e l'Imperia di Mister Ascoli. Dollati bianco-blu sono reduci dalla rotonda sconfitta contro il Città di Varese e a secco di vittoria della seconda giornata, cui vissero contro il Saluzzo. Dall'altro lato l'Imperia è reduce invece dalla brillante vittoria contro il Bra allo stadio Ciccione. La partita comincia sotto il segno del Ligorna. Al nono è Gomes a rendersi pericoloso di testa sulla trivela da parte di Calcagno dalla destra, ma Caruso fa buona guardia. All'undicesimo invece il vantaggio del Ligorna. Calcio di punizione di Donaggio, deviazione della barriera, Bacigalupo, rapace in area, spinge il pallone alle spalle del portiere realizzando la prima rete stagionale, portando così in vantaggio i suoi, per la gioia della panchina. L'Imperia non ci sta e risponde prima con Foti, in cui Mancino a giro venne deviato in angolo da Zori. Su calcio d'angolo successivo è Mara a regalare il pari ai suoi con questo terzo tempo, con cui buca la difesa bianco-blu e ristabilisce le gerarchie in campo. Rivediamo il replay della giocata. La partita è vivace, al 36esimo il Ligorna torna nuovamente in vantaggio, da esterno a esterno con Calcagno che serve Brunozzi dalla destra. Lala raccoglie il cioccolatino e deposita la palla del 2-1 in porta con la panchina di casa che festeggia. Al 39esimo Donaggio fa prima sportellate con la difesa e poi conclude con il mancino, ma la palla termina alta. Al 45esimo, poco prima della fine, scontro tra Brusacà e Cappelluzzi, con il nerazzurro che ha la peggio e sarà costretto a uscire durante l'intervallo. A lui migliori auguri di pronta guarigione da parte di Dilettantissimo. Si va così a riposo sul 2-1. Il secondo tempo si apre al 51esimo con questa richiesta di calcio di rigore da parte dell'Imperia, su cui il direttore però sorvola. Rivediamo le immagini. Tra il 53esimo e il 54esimo doppia chance per Gomes. Prima il portoghese conclude troppo centrale su assist del compagno di reparto Donaggio, poi dal cuore dell'area Caruso compie il miracolo sulla sua conclusione, botta sicura permettendo ai suoi di rimanere in partita. Al 60esimo l'Imperia ci prova con questa conclusione di Cassata, ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 70esimo l'Imperia richiede un altro calcio di rigore per questo presunto contatto in area, ma l'arbitro fa nuovamente proseguire. Rivediamo le immagini. All'85esimo Cirincione si rende pericoloso dal limite con il mancino su calcio di punizione, ma Caruso fa buona guardia. L'ultima occasione sempre di marca Ligorna con Donaggio, ma il suo colpo di testa finisce alla destra del portiere. La sfida termina così sul risultato di 2-1, con i padroni di casa che ritrovano così la vittoria. Gioco partita incontro a Ligorna.